Signore e signori, eccoci qua nel cuore della vecchia Cavallerizzo. Per le esclusive Teleradio Cinghiale Stereo stiamo filmando quello che è stato l'evento che ha portato alla costruzione di un paese nuovo, mentre come potete ben vedere il paese vecchio è tutto qua. Qui 20-30 anni fa si faceva la festa di San Giorgio, c'erano i migliori cantanti a livello nazionale. Qui si vede tutto il paese che ancora c'è un po' di sole, ma riusciamo ugualmente a filmare, è ancora tutto intero, non è successo niente, tranne quella piccola frana che ha coinvolto la strada principale, e per quella frana è stato infatto l'intero paese. Qui è proprio il centro storico, queste sono le case più vecchie che c'erano qui a Cavallerizzo, è la parte bassa del paese. Si vedono i vicoli internati di questa cittadina. Come potete vedere c'è un po' di abbandono. Saranno passati anche i ladri a far visita a qualche abitazione, le poche cose che sono rimaste in queste case, perché comunque la gente avrà portato via tutto. Però è interessante fare questi filmati e vedere che effettivamente Cavallerizza è ancora qui. Questa è la chiesa vista da dietro. Qui c'è praticamente il portone della chiesa, poi la filmeremo anche davanti, che praticamente non è stata interessata da nessun movimento, tutto questo quartiere è rimasto praticamente intatto, mentre quella che è stata la zona più devastata è stata quella a nord, quella che sale verso la parte alta del paese e che praticamente ha poi, come dire, fatto sì che il paese venisse ricostruito tutto quanto per fare la cosiddetta New Town. Qui, come potete vedere, tutto abbandonato. Ci sono delle discariche a cielo aperto, come qui. E il tempo ovviamente fa il proprio lavoro. I cani si sono tutti quanti ribellati perché hanno sentito la presenza di persone non gradite.